Stage rivolti ai giovani all'interno delle aziende agroalimentari del territorio di Olevano sul Tusciano. Questa è l'attività inserita nella linea 3 del progetto Giovani sul Tusciano. Un percorso esperienziale che ha consentito ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso nel primo laboratorio ed essere concretamente coinvolti nelle attività aziendali. Tale fase è stata coordinata da Confartigianato, partner del progetto. Durante l'esperienza in azienda ogni giovane è stato affiancato da un tutor che ne ha curato il percorso e l'avanzamento in termini di apprendimento professionale. Confartigianato Salerno è particolarmente impegnata sull'attività di creazione di impresa e di supporto ai territori e ai comuni per quanto riguarda l'avvio e il lavoro dei ragazzi. Nell'ambito del progetto Benessere Giovani abbiamo potuto aiutare con il comune di Olevano sul Tusciano, cinque ragazzi a vivere il mondo del lavoro, si sono potuti apprestare ad attività lavorative presso tre aziende agricole del territorio, che ringraziamo per la loro collaborazione, e hanno potuto effettivamente vivere il mondo dell'impresa. Nell'ambito di questo intervento Confartigianato ha diciamo, pianificato altre azioni con altri enti locali e nei prossimi mesi saremo presenti in altri enti territoriali. Cantina Filosa è un'azienda del territorio che ha partecipato a un progetto che ha coinvolto i giovani della... di Olevano sul Tusciano. Eh, innanzitutto l'azienda, da dove nasce l'idea delle cantine Filosa? Certo, Cantina Firosa nasce proprio dall'unione di due elementi fondamentali, la tradizione e l'innovazione. La tradizione perché eh, questa cantina nasce attraverso il, la passione che ci è stata tramandata dai nostri nonni, dai nostri genitori, in quello che è proprio tutto l'ambiente del vino, quindi dalla raccolta dell'uva fino alla vinificazione e all'imbottigliamento. L'altro punto cardine della nostra cantina è l'innovazione perché noi siamo tre sorelle, Filomena, Rossella e Sara, da cui il nome Firosa, eh, che abbiamo deciso di metterci in gioco, di realizzare quello che è il sogno dei nostri predecessori, in particolare dei nostri genitori. Nasce così Cantina Firosa che eh, si occupa della produzione di vini tutti di indicazione geografica protetta: produciamo bianco, rosso e rosato, e la maggiore produzione è quella dell'Aianico. Oltre che il vino viene prodotto anche il mosto cotto che è proprio qualcosa di, tra di tradizionale, la ricetta vera e propria dei nostri nonni che ci è stata mandata a noi giovani ragazze per eh, portare avanti appunto la tradizione. E in questo discorso come si inserisce poi eh, il, i laboratori esperienziali che sono stati organizzati eh, qui per i giovani del territorio nell'ambito del progetto Benessere Giovani? Ecco, noi abbiamo vissuto sempre il periodo della vendemmia come un momento di festa, per cui far vivere ai giovani del nostro territorio le stesse emozioni che abbiamo provato noi è stato qualcosa di davvero bello e che ci tenevamo che venissero fatte. Proprio perché è vedere coi propri occhi, testare con le proprie mani quelle che, tutta la passione che c'è dietro alla produzione che fa sì che una cantina come la nostra può andare avanti. Alfredo Pastorino è uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto ed è stato proprio qui presso le cantine Filosa. Com'è stata questa esperienza? Questa esperienza è stata molto importante e interessante in quanto eh, diciamo, ho potuto vedere anche dal vivo ciò che si faceva un tempo, ciò che hanno fatto anche i miei nonni e quindi è stato molto interessante eh, vedere anche qualcosa che eh, diciamo, è stato fatto anche prima teoricamente e poi con, eh, diciamo, eh, grazie all'aiuto di eh, Filomena e eh, Rossella di appunto partecipare a questo, di quindi vedere capire, in primis, proprio. capire come viene fatto il vino. Diciamo infatti abbiamo visto, abbiamo potuto vedere io e un altro ragazzo, come è, stato, come è possibile appunto il, diciamo, portare alla formazione di una bottiglia di vino, l'imbottigliamento e come viene prodotto la cura, diciamo l'attenzione, perché può sembrare una cosa facile, però ci vuole un sacco di attenzione ed è stato molto bello. Magari è anche l'occasione per scoprire passioni che magari inizialmente non si, non si conoscono. Sì, sì, infatti, perché eh, diciamo, anche a un mondo che a noi giovani può darsi che non, che non ha passioni, eh, però diciamo, può offrire anche uno sbocco eh, lavorativo, semmai anche nel tempo libero, invece di fare altro può dedicarsi anche alla cantina o altro la cura del vigneto e l'attenzione e la passione che ci vuole. Diciamo, ha fatto prendere più in considerazione una cosa che forse prima poteva essere sottovalutata. L'azienda agricola, una, una, una agricola Ferrara ha una lunga vita, 50 anni, grande attività sul territorio. Qui peraltro abbiamo le olive appena, appena raccolte. Raccontiamo la storia di questa azienda. Allora, nasce negli anni 60. Grazie a mio padre, il dottore Ferrara Raffaele, che è stato anche sindaco del comune di Olevano, eh, dottore in agrario, mi ha tramandato questa, questa espe bella esperienza contadina eh, che lui, eh, per far apprezzare l'olio, in particolare quello di Olevano Tutuciano, che ha la prerogativa di essere uno degli oli migliori nel, nel territorio. Uh, le varietà che abbiamo, l'azienda si uh, uh, sta per 10 ettari, con uh, tipo di varietà la frantoiana, coratina e rotondella, che sono uh, iscritte nel ammesse nel disciplinare della DOP Collina Serenitana che noi facciamo, ne facciamo parte. Uh, eh, quindi qui, qui dietro di noi invece cosa uh, c'è? Questa è l'ultima raccolta delle delle rotondelle che la varietà prevalente a Oleano Tuttucciano. Eh, chiaramente eh, abbiamo difficoltà per la raccolta eh, meccanica, perché è una varietà che è molto dura da fare eh, per la raccolta, perché eh, mantiene in, in modo particolare, però, ha la, 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 le prorogative di essere eccellente, che noi valorizziamo sempre di più e non a caso... Uh, Oleo Tutusciano è nominata anche proprio per questo tipo di produzione di, di olive. Noi iniziamo dal mese di ottobre per sparsi di eh, garantire la qualità e la, la genuinità dell'olio, eliminando quanto più possibile i trattamenti, trattamenti fisiosanitari. Eh, Quest'anno è stata un'ottima annata. Eh, di cui, eh, la, dalle analisi fatte, eh, risulta che fatte, cioè è, è venuto fuori che l'acidità è quasi inferiore al 0,2% di acidità. Ringrazio Confartigianato per avermi dato questa possibilità. Ho fatto una nuova esperienza che non avrei mai pensato di fare. E, mh, ho passato momenti bellissimi in questa azienda. Ho mh, fatto nuove esperienze. Ho conosciuto. Cose a me sconosciute, però che effettivamente abbiamo contato tutti i giorni con queste cose. L'olio noi lo utilizziamo tutti i giorni nella nostra cucina, è molto importante, ma mh, quando vediamo un prodotto eh, lo compriamo già, diciamo, finito. bello, finito esattamente. Non, eh, non pensiamo proprio al lavoro che c'è dietro, quindi lavorare in questa azienda mi ha aiutato molto a capire. Progetti come, come questi hanno anche la possibilità, ti danno la possibilità poi di, di eh, conoscere eh, cose che magari eh, non pensavi di apprezzare in un certo senso, come hai anche spiegato tu, cioè eh, pensi al prodotto finito, però non ti poni mai la domanda di come poi venga, venga realmente realizzato questo prodotto. Questa è l'occasione per, per avvicinarsi a questo mondo. No? No. Sì, esatto. Ehm, ad esempio anche mh, entrare a contatto con la, il terreno, con gli alberi. Noi abbiamo fatto l'esperienza di togliere i polloni eh, che sarebbero dei piccoli alla fine ramoscelli che escono alla base della pianta. Io non, non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa parola, di questo, questa cosa e, ed è stato molto utile. Birificio Agrado è un'altra delle, un delle attività che ha partecipato, ha aderito al progetto Benessere Giovani. Innanzitutto la prima cosa che ti chiedo è di raccontarci un po' questa la realtà di Agrado che nasce ad Olevano sul Tusciano. Allora, guarda, il Birificio Agrado nasce all'incirca nove anni fa da un'idea mia. Vabbè, io sono un ingegnere informatico, sono stato fuori per, per lavoro. Eh, dopo essermi avvicinato un po' al mondo dei birrifici, lì direttamente in Belgio, poi ho deciso quando sono ritornato qua eh, di, di mandare avanti la mia, la mia passione che era maturata e cresciuta lì. Eh, niente, Nasce da un'idea mia, come dicevo, poi dall'appoggio dei miei due fratelli, eh, che hanno poi, con cui poi abbiamo costituito la, la società. E abbiamo dato vita al nome Agrado eh, perché era già un progetto di mio fratello dal punto di vista musicale. Noi siamo comunque una famiglia di musicisti. Uh, e eh, quindi abbiamo deciso di rubarci un po' questo nome che ci piaceva tanto che si prestava anche al discorso grado alcolico, grado plato un po' con tutto ciò che è il mondo della birra Ed e eh, poi ci piaceva il discorso a grado quindi colui che rende la vita piacevole, agradabile quindi gradevole, il termine quindi nasce da lì Uh, nasce ad Olivano sul Tusciano per una volontà ben precisa, uh, non è nata qui per, solo perché è il nostro luogo di, cioè dove abito di residenza, perché poi abbiamo, noi siamo in realtà originari di Salerno. Ma nasce per una questione proprio della, delle acque che abbiamo qui in zona. Eh, acque con un certo grado francese interessante, eh, povere di minerali, non è pesante come acqua. Quindi abbiamo deciso di, di, fare questa, sì, eh, di andare controcorrente, però, perché in realtà per le birre belghe, eh, di ispirazione belga, ci vuole un'acqua ricca di calcio, quella che l'acqua qui non è. Abbiamo fatto questi esperimenti e abbiamo visto invece che veniva fuori una birra in stile belga però oh, molto beverina molto leggera diciamo quindi non, non pesante la qualità della vostra birra è, peraltro riconosciuta eh, a livello nazionale possiamo eh, dire ci impegniamo, ci impegniamo ci divertiamo diciamo che cerchiamo di dare il meglio uh, ovviamente è un prodotto artigianale non tutte le ciambelle riescono col buco però uh, diciamo che ultimamente mo sono 3-4 anni che abbiamo standardizzato anche i processi e quindi abbiamo la birra sempre uguale e cercando di essere sempre buona eh, ecco, diciamo che accontenti soprattutto il gusto dei consumatori. Eh, I ragazzi invece del progetto Benessere Giovani sono stati qui a fare cosa in realtà? Allora, I ragazzi del progetto Benessere Giovani sono stati qui per, ecco, per darci un supporto nelle attività produttive. Um, diciamo... Uh, fra virgolette minori, le chiamo minori perché eh, poi io sono dell'idea che il nocciolo del, del, della birificazione deve essere sempre il masturbino. Tuttavia, ci hanno supportato un po' in tutto, anche nelle fasi di birificazione della, della, della cottura, fino ad arrivare poi all'imbottigliamento. L'etichetta è cioè, nata come un progetto minore, ma poi invece ci poi siamo tirati dentro per tutto ciò che è il processo produttivo. Eh, però è importante cioè, eh, fare in modo che i ragazzi del territorio si avvicinino a quelle che sono le realtà sì, del sì, territorio. Allora sì, guarda, io penso che la, la prima forma di, eh, fra virgolette, di marketing, sembra brutto dirla, ma la prima forma di, di marketing è proprio quella di arrivare alle persone ma eh, nel far conoscere eh, ciò che è quello che si produce. Quindi cosa meglio di, di fargli venire qua di fargli vedere un po' che cosa è produrre birra, i pro e i contro. Okay. <ride> che in estate sono più contro <ride>